Questo programma è offerto da Eurovector, Sud Revisioni, Melpi Ricambi, Commercial Ricambi, Carglass Levisol, Automobile Club Foggia. È diventata una piacevole abitudine ritrovarsi sulla tua TV per fare un'escursione nel mondo delle due e delle quattro ruote. Quindi via con la terza puntata di Motori. Di partire con gli appuntamenti fissi della nostra rubrica, facciamo un salto nell'attualità. È cominciata la settimana scorsa, presso la Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, l'iter di un nuovo progetto di legge, dal titolo Disposizioni in materia di circolazione dei monopattini ad uso prevalentemente elettrico. Nell'attesa dell'inserimento di articoli appositi nel codice della strada, la nuova legge permetterà l'uso di monopattini elettrici in tutte le città italiane, ma secondo modalità ben precise. Per la circolazione su strada, i monopattini elettrici dovranno essere guidati da maggiorenni, avranno un limite di velocità di 20 km orari. Potranno circolare in corsie riservate e sulle piste ciclabili o su corsia libera di strada con limite di velocità di 20 km orari. Sarà vietata la circolazione dopo il tramonto e durante le ore di buio. Sarà obbligatorio l'uso del casco e del giubbotto catarifrangente. Sarà vietata la sosta sui marciapiedi, per la quale è prevista anche la rimozione del mezzo e il pagamento di una multa. Vi terremo aggiornati sull'andamento della discussione in Parlamento. Ed ora passiamo al consueto appuntamento con il nostro test drive. Nel 2003 la Lancia introdusse sul mercato la Ypsilon, la sua city car, due volumi, sofisticata, che subito affascinò gli utenti che preferiscono le utilitarie mini. Ora la Casa di Torino rinnova la gamma e porta nelle concessionarie un modello ancora più glam e tecnologico del precedente, la Lancia Ypsilon Gold Hybrid. Seguiamo il test condotto da Gaia Surdi e da Vito Valenzano di Eurovector. Siamo qui nel pieno centro di Foggia perché oggi vogliamo presentarvi la nuova Lancia Ypsilon, la vera urban car di casa Lancia. Quando si parla di Ypsilon non si può fare a meno di parlare della storia di questo iconico modello. La Ypsilon nasce nel 1985 con il nome Ypsilon 10. Il progetto era abbastanza bizzarro perché prevedeva la produzione di un'autovettura che fosse solo tre porte. Il disegno di quest'auto fu dato alla matita di due signori, Giorgetto Giugiaro e Sergio Pininfarina. Non so se questi due nomi dicono qualcosa. E il risultato fu eclatante. Nei primi due mesi di vendita si vendettero 42.000 auto bianchi Ypsilon 10. Passano 10 anni. Nel frattempo succede che il marchio Autobianchi scompare, o meglio, viene assorbito dal marchio Lancia e l'auto si chiamerà Lancia Ypsilon. Sempre tre porte, però con linee decisamente più morbide, ma sempre con un grande fascino e con una grande unicità. È una vettura difficilmente paragonabile ad altre. Poi si passa al 2011. 2011 succede che finalmente la Lancia Ypsilon diventa 5 porte, ma un 5 porte un po' particolare perché volutamente la maniglia viene nascosta per far credere quasi sempre che sia 3 porte. Lancia tira fuori il nuovo modello Ypsilon e nel frattempo di Ypsilon ne sono state vendute, pensate, 3 milioni in tutto il mondo. Passiamo ad oggi. Ypsilon si rinnova con il Model Year 2021. Si chiama Ypsilon Eco Chic.
Eco per la mobilità sempre più sostenibile, chic perché è sempre più terribilmente elegante. Il nuovo Eco Chic si riconosce dalla nuova frontale con le griglie orizzontali e il nuovo fanale con il DRL LED che la rende molto molto più bella, molto molto più aggiornata. Ma soprattutto cambiano i motori. Adesso Y parte con il nuovo motore che è un 1000, si chiama Mild Hybrid. Mild Hybrid è la soluzione più semplice. Il guidatore non deve cambiare le sue abitudini, deve continuare a mettere benzina, non deve cercare prese di corrente o fare alchimie particolari. Però mette molta meno benzina perché grazie a questo Mild Hybrid il motore viene supportato, il motore termico viene supportato da un piccolo motore elettrico. Motore elettrico che è sempre pronto, sempre lì a nostra disposizione e aiuta il motore termico a inquinare e consumare meno, oltre ad avere prestazioni anche più dinamiche. Immaginate che un 70 cavalli con un cambio a 6 rapporti. Il motore elettrico, invece, il piccolo motore elettrico che troviamo alla base del motore termico, si ricarica automaticamente quando si rilascia il piede dall'acceleratore oppure si va in frenata, si chiama recupero dell'energia in frenata. Un altro grande vantaggio di questo motore Mild Hybrid, innanzitutto la tassa di possesso, quella che noi normalmente chiamiamo bollo, non va pagata per 6 anni. E poi, nel caso doveste pensare all'acquisto di una Lancia Y Mild Hybrid, ricordatevi di passare al centro ATAF per recuperare e ritirare quello che è il pass per non pagare i parcheggi in centro. L'altro motore invece è uno un po' più classico, è il 1200 GPL. 1200 GPL per chi fa tanti chilometri, quindi ha un utilizzo quotidiano, costante dell'autovettura, anche andando fuori città. E l'ultimo motore è il 900 Twin Air Turbo Metano, alimentazione benzina e metano. 160 km all'ora su una macchina utilitaria a metano con un motore bicilindrico e allo stesso tempo consumi che superano di poco i 4 kg ogni 100 km di metano. Considerate che un chilo di metano costa scarso un euro, qualcosa, qualche centesimo in meno, ma possiamo tranquillamente pensare di poter fare 100 km con meno di 5 euro. Eccoci a bordo della nostra nuova Lancia Y Model Year 2021, un'auto elegante che si presta bene sia all'uso cittadino che all'uso extraurbano. La vettura che sto guidando oggi è una vettura denominata proprio hybrid, il che comporta, oltre ad una sensazionale silenziosità, anche un elevato risparmio di carburante. Una caratteristica importante da evidenziare della nostra nuova Lancia Y è il City, ovvero schiacciando questo pulsante qui la nostra macchina diventa notevolmente leggera sia per quanto riguarda la guida che nel parcheggio. Abbiamo detto che la Lancia Y Eco Chic è la urban car, la city car. Effettivamente le dimensioni sono estremamente compatte, parliamo di un'autovettura che è lunga 3 metri e 83 centimetri, ma allo stesso tempo ha un bagagliaio importante, 245 litri di capacità. Un bagagliaio che normalmente si riesce a trovare di queste dimensioni su segmenti più grandi. La nuova Lancia Eco Chic, la Y Eco Chic, si può ottenere in 3 diversi allestimenti: Silver, Gold o Gold Plus. I colori ne sono 11 tra metallizzati e pastello, mentre addirittura si possono scegliere 7 tipi diversi di cerchi. Tra l'altro, finalmente su nuova Lancia Y Eco Chic
nelle versioni un po' più lussuose, più complete, come appunto Gold e Gold Plus, fa l'esordio anche l'infotainment più nuovo, schermo 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto. Per lunga tradizione la Capitanata è terra di piloti di valore, soprattutto in campo automobilistico, ma da qualche anno è spuntata una nuova stella del nostro territorio, anche nelle moto. Parliamo del campione Michele Pirro di San Giovanni Rotondo, che ora corre in Superbike. Ma tra gli amici della nostra rubrica ricordiamo anche Marco Dellino, il pilota barese che fu nel team Cagiva nella seconda metà degli anni 90. Quando però si parla di supercar, la mente dei pugliesi corre al nome di Lucio Perugini, il campione foggiano, asso del volante, che ha portato grandi successi in casa Ferrari e in casa Lamborghini. L'ho intervistato per noi, Loris Castriota Skanderbeg. Lucio Perugini è sempre la bandiera dell'automobilismo, ma non parliamo soltanto del foggiano, parliamo dell'automobilismo nazionale e internazionale, con 5 campionati italiani e 2 mondiali. Una carriera che, ci tieni sempre a precisare, nasce grazie a papà, Teodoro, indimenticato sempre nei nostri cuori. Che cosa ci dici di questa carriera? Questa passione nasce, ero piccolino e seguivo mio papà alle gare, queste cronoscalate, che è la passione di famiglia, si può dire, e mi sono innamorato dell'ambiente, delle corse, dei rumori, delle sensazioni incredibili che ti dà il correre fuori da un circuito normale, per cui su strada, la preparazione, gli amici, la gente vera, molto bello, però con gli anni è arrivata tanta professionalità. Una professionalità che è stata riconosciuta perché sei stato chiamato poi dal top, ma l'emozione particolare è sempre quella di guidare una Ferrari. Certo, nel 2016 il mio primo campionato italiano e poi a fine anno ci fu questa finale mondiale in Repubblica Ceca, molto emozionante perché in maniera talmente tanto naturale riuscii a vincere quel campionato e poi la finale mondiale da brividi, veramente, non ero nella pelle. Diciamo che la Ferrari è una passione che va al di là del dato meccanico, del dato estetico per quanto riguarda la carrozzeria. È proprio un marchio che crea un'emozione e non soltanto nei tifosi italiani. È da dire che da bimbi la prima macchinina probabilmente che ti viene regalata è una Ferrari e quindi incominci a giocare con questa macchinina rossa assolutamente. La prima volta che ho fatto un test con la Ferrari in pista a Varano de Melegali, vicino Parma, fu un'emozione avvicinarsi e guardare, girare attorno alla macchina qualche minuto, la osservavo allibito per la bellezza delle linee. Quando entrai dentro venne tutto in maniera molto naturale, però quando guardi il volante e vedi il marchio che stai guidando è quell'emozione in più che ti trasmette rispetto, credo, a qualunque altro marchio di automobili. La cosa straordinaria è comunque quella dell'attaccamento per la tua terra. Hai portato qui delle manifestazioni, il Memorial Perugini, che si è ripetuto più volte, che riconosce il legame appunto con la tua terra. Che cosa si prova a vedere che i campioni, i grandi campioni che contatti, vengono qui con tanta disponibilità non appena tu li inviti? Perché evidentemente in passato papà ha seminato bene, una persona che si è fatta volere bene da tanti, è scomparso a 49 anni, molto giovane, guidava le vetture della Lancia che negli anni 80 dominavano a livello mondiale, le Lancia Martini, e quindi in ricordo di lui e poi comunque buoni rapporti che ho sempre mantenuto con gli amici di papà che hanno continuato a correre, è stato molto facile farli venire a Foggia perché c'era stima, affetto e orgoglio. Ecco, cosa può mancare a un territorio come quello di Foggia per tramandare questa passione nei giovani e per diventare anche
il centro di una serie di iniziative sportive legate all'automobilismo, come tu hai dimostrato che si può fare. Beh, Foggia, abbiamo la fortuna in questa città di avere un bel impianto di kartodromo e fra l'altro girano anche le motociclette, per cui c'è una notevole quantità di persone che la domenica e il sabato possono andare a testarle in pista, e tanti bimbi piccoli, a cominciare da mio figlio di 7 anni che ha incominciato a 4 a girare sul go-kart, per cui la partenza è sempre dal kartodromo e noi a Foggia abbiamo la fortuna di averlo. Dovremmo omologarlo per gare importanti nazionali e anche magari internazionali, in modo che si possa avvicinare tanta più gente da altre regioni e possa salire il livello qualitativo dei nostri piloti anche. Lucio, due campionati vinti con la Lamborghini, altro marchio italiano. Come mai questo cambio e che differenza hai trovato tra le marche? La Lamborghini è stata una sfida, una macchina che non aveva mai vinto un campionato italiano in salita. Io per primo l'ho portata a livello ufficiale nelle competizioni, abbiamo fatto un grande lavoro di sviluppo e insieme ai tecnici di Lamborghini Squadra Corse abbiamo vinto due campionati italiani a mani basse, battendo, ahimè, la Ferrari. Questo è un po' un conflitto interno. Vediamo in futuro che cosa riserverà la tua carriera, magari ci sarà competizione per averti tra le due marche e quindi ci terrai informato su questo. Beh, onestamente il cuore è legato tantissimo alla Ferrari, mi ha dato emozioni incredibili e uniche, devo dire, per cui vedremo. Una Jeep ibrida non è solo urbana. Agile. Libera da ogni limitazione. Ma anche 4x4. Fedele alla sua natura. Jeep 4xe, l'evoluzione del 4x4. Scopri Jeep Renegade e Jeep Compass 4xe Plug-in Hybrid. Oggi fino a 9.000 euro di vantaggi grazie agli incentivi statali. Gamma Jeep, tua da 169 euro al mese. Da Melpi SRL Commercial Ricambi troverai un vasto assortimento di ricambi per auto nazionali ed estere. Seguici su Facebook e visita i nostri siti internet. L'azienda Sud Revisioni di Foggia nasce nel 1998 come officina meccanica con gommista. Garantisce un'assistenza di qualità certificata ISO 9000 grazie alla versatilità e alle competenze acquisite nel corso degli anni. È specializzata nella revisione di auto e moto, infatti è l'unica ad avere un ingegnere come responsabile tecnico e due linee di lavorazione parallele per lavorare più macchine insieme e ridurre i tempi di attesa. Come ulteriore attenzione nei confronti dei clienti, inoltre, dopo ogni revisione viene dato in omaggio un gadget. L'azienda si occupa anche di ricariche di aria condizionata e di assistenza meccanica. Si è specializzata nelle installazioni di impianti GPL e metano, diventando un centro autorizzato Landi Renzo, marchio leader per quanto riguarda l'energia alternativa delle auto. Fornisce anche ganci da traino e carrelli LB e pneumatici Nexen, oltre all'assistenza e alla sostituzione di quelli di tutte le altre marche. Sud Revisioni, servizio rapido e assistenza accurata. Parabrezza rotto? Ci pensa Carglass. Ripariamo o sostituiamo il tuo parabrezza in un'ora. E se hai la polizza cristalli, non anticipi nulla. E le spazzole sono in omaggio. Venite presso i nostri centri di Foggia e Manfredonia. Autofficina Locampo. Da oltre 50 anni la tua officina di fiducia. Meccatronici professionisti al tuo servizio per riparazioni meccaniche, servizi diagnostici e taglianti, specializzati nell'installazione di antifurti satellitari e meccanici e inoltre convenzionati con Arval. Autofficina Locampo. Prima traversa Corso del Mezzogiorno, Foggia.
Lucio, praticamente sei sul posto di lavoro. Certo, sono all'interno del mio ufficio, devo dire che ci sto decisamente comodo, anche se per molti può essere angusto. Qui è tutto fatto su misura per me, dai piedi al sederino, alle mani, volante, il cambio, e mi trovo veramente a mio agio qui dentro. Il rombo dei motori è quello che prende di più quando si assiste a una gara automobilistica, ma nello sportivo c'è stato l'ingresso dell'elettrico. Come vedi questa innovazione? Nelle competizioni l'adrenalina che ti dà il rombo di un motore atmosferico a benzina, le vibrazioni, è qualcosa di unico ed eccitante, per cui il motore elettrico lo vedo assolutamente nell'uso quotidiano, perché per le missioni, per il basso impatto ambientale, per una serie di motivazioni importantissime, ma nelle competizioni il rombo della Ferrari 10-12 cilindri, e chi se lo scorda? In particolare su quale modello ti trovi in questo momento? Questa è una Lamborghini Huracan GT3, è il telaio numero 15, con il quale ho vinto il campionato italiano 2019 e 2020. Mi accingo a affrontare il campionato 2021 e ho una vettura altamente performante, credo una delle più veloci GT3 in questo momento a livello mondiale. Adesso ci dai qualche specifica su quel volante di cui ci hai parlato, ce lo illustri più nei particolari? Questo volante è composto da la frizione qui in basso, i due classici paddle, le leve che servono a cambiare, a mettere su marcia e toglierle dietro, poi una serie di comandi che servono ai settaggi della macchina, per cui abbiamo il traction control, che è una serie di posizioni. Che cos'è questo traction control? Serve a non far girare a vuoto per troppo tempo le ruote, quindi la fa sbandare di meno. E poi l'ABS, che fa parte dell'impianto frenante e serve a ottimizzare la frenata su varie condizioni meteo. E poi una serie di comandi particolari, l'accensione anche qui a bordo, le mappe motore per decidere di avere più o meno cavalli, poi per bere durante le gare di durata una bibita, e poi un'altra serie di comandi molto più particolari della vettura. Comunque un volante sofisticato che a vederlo così dice: oddio, adesso dove metto mani? In gara, in maniera molto spontanea e naturale, manovri velocemente. Dopo la mini rivista della scorsa puntata di Moto Guzzi, in onore del centenario del marchio lombardo, proseguiamo con una parata di modelli di case italiane ed estere, messe a disposizione da appassionati pugliesi di moto storiche. A guidarci ancora una volta sarà Domenico Curvino, esaminatore nazionale del registro storico della Federazione Motociclistica Italiana. Proseguiamo nel nostro viaggio tra le due ruote storiche grazie al contributo di Domenico Curvino. Ci siamo occupati nella prima fase di illustrare alcuni modelli di un marchio glorioso come le Moto Guzzi, ma i soci della Federazione Motociclistica Italiana hanno messo a disposizione anche dei modelli gloriosi di altre marche. Domenico Curvino, di che cosa si tratta? Come possiamo vedere, alla mia destra abbiamo altre moto italiane, tra cui l'MV Augusta e la Laverda 750. Laverda ed MV Augusta, insieme alla Moto Guzzi, sono state le prime case italiane a produrre le maxi moto. Abbiamo Laverda 750, che è stata la moto più venduta, anche per il prezzo più concorrenziale rispetto alla Moto Guzzi, che non addirittura la MV Augusta, che addirittura la MV Augusta costava il doppio delle altre moto. Però parliamo di un prodotto un po' di nicchia, all'epoca forse poco venduta perché costosa, ma anche il progetto era un progetto molto evoluto, però poco prestazionale, ma proprio per volontà del conte Augusta, perché lui non voleva, era un diktat che aveva dato,
le moto private non dovevano gareggiare, quindi non dovevano essere competitive, perché se poi non davano risultati, offuscavano il nome glorioso di Augusta, e quindi per loro volere le moto dovevano essere solo ufficiali, e quindi aveva questa trasmissione cardanica che gli rubava molta potenza alla moto e quindi non era prestazionale. Ma ci sono dei modelli stranieri che hanno segnato la storia del motociclismo. Sì, esatto, abbiamo un modello della BMW caratterizzato dal motore boxer con i cilindri contrapposti, e poi abbiamo le concorrenti inglesi, abbiamo Norton, abbiamo Triumph. Le inglesi purtroppo avevano un progetto un po' datato rispetto alle nostre moto. Le inglesi erano famose perché perdevano olio, c'era questa fama che si portavano dietro. C'è poi un marchio giapponese, i giapponesi hanno costruito dei modelli che sono entrati anche nell'immaginario collettivo degli appassionati del motociclismo. Le moto giapponesi hanno un po' rivoluzionato le maximoto, perché hanno prodotto delle moto molto competitive, molto innovative. Basti pensare a moto di 750 cm cubici, 4 cilindri in linea, freno a disco. Era qualcosa che noi eravamo abituati ai freni a tamburo, mentre i giapponesi erano già arrivati con il freno a disco. Diciamo che ci sarebbe da parlare tantissimo di motociclismo, ma quello che vogliamo mettere in luce è che l'emozione che dà la guida su due ruote è sicuramente per qualche verso superiore a quella che si può vivere in una macchina. Senz'altro, io dico sempre che andare in moto è come fare un volo radente, quindi una volta si guidava senza casco e quindi si poteva dire con i capelli al vento, ora non lo possiamo dire più perché abbiamo l'obbligo del casco, fortunatamente, per la sicurezza. Però io lo paragono sempre a un volo radente: andare in moto dà quel senso di libertà, anche di aggregazione, per quanto possa essere una guida fatta in autonomia. Però condividi in gruppo, a differenza dell'auto, dove in macchina ci si chiacchiera, si scambiano parole, in moto principalmente si va soli, però si condivide insieme ad altri motociclisti, è proprio il fatto di fare gruppo e di andare insieme da qualche parte. Il mondo delle moto continua a essere al centro dell'attenzione della nostra trasmissione anche dal punto di vista della sicurezza, come ha detto bene Domenico Corvino, e verremo di occuparcene non soltanto per quanto riguarda i modelli storici, ma anche per quanto riguarda quelli che sono più in auge sul mercato. È il momento di tornare ad occuparci dei cristalli dei nostri veicoli. Gli amici di CarGlass in questa puntata ci parlano della calibratura della telecamera legata ai sistemi avanzati di assistenza alla guida e della sicurezza dell'auto in caso di manutenzione o sostituzione dei cristalli. Ascoltiamo quindi i suggerimenti del tecnico Giuseppe Vitulano. Giuseppe, le macchine di oggi spesso vedono collocata una telecamerina posta sul parabrezza, quindi mi chiedo che cosa avviene quando andate a rimuoverlo? Quando andiamo a rimuovere il vecchio parabrezza, quindi anche la parte elettronica dal parabrezza stesso, su alcuni autoveicoli, soprattutto i più recenti, abbiamo la presenza di una telecamera. Questa telecamera ci aiuta nella guida assistita, in quanto ci va a rilevare la segnaletica sia orizzontale che verticale. Questo consiste che nel momento in cui io, per un motivo qualsiasi, dato che oggi è sempre più avanzato l'utilizzo del telefonino in macchina e quindi della distrazione, lui va a sopperire quella che è la distrazione del conducente, cioè nel momento in cui io abbandono la mia
corsia, la telecamera legge che sto abbandonando la corsia e quindi legge che sto andando in una sezione di pericolo, mi riporta la macchina muovendomi leggermente lo sterzo o alcuni veicoli addirittura suonando e mettendo rumori all'interno, un classico cicalino, quindi ci avverte, ci mette in allarme, ci dice guarda stai uscendo fuori di strada. Nel momento in cui andiamo a rimuovere il vecchio parabrezza, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rimetterlo in carreggiata, cioè dobbiamo ridire alla telecamera guarda io ti ho cambiato il parabrezza, mi devi leggere bene i dati. Questo viene fatto con un sistema brevettato, noi utilizziamo la Gutmann. Questo cosa fa? Si collega con un software alla centralina della macchina, inserendo i dati del veicolo, si interfaccia il computer con la macchina stessa, con una pannellatura adeguata montata sulla parte anteriore del veicolo e su alcune auto invece viene fatta su strada. La telecamera legge le informazioni che manda la pannellatura, quindi in base alla casa costruttrice poi ha ognuno un suo pannello, in questo caso abbiamo quello di Alfa Romeo per lo Stelvio, la telecamera capisce e quindi viene resettata e gli viene dato il valore giusto per la giusta calibrazione, in modo che quando usciamo fuori e consegniamo la macchina al veicolo, il veicolo è in totale sicurezza. Ed ora torniamo sulla pista del kartodromo Santa Cecilia di Foggia per arricchire il breve tutorial dedicato alla guida in moto. I consigli che abbiamo raccolto sono preziosi, ma l'ideale è sempre frequentare un corso tenuto da esperti, proprio come Valerio Cavotta e Luca Paolucci, istruttori di guida del Motoclub Foggia, coloro che ci hanno accompagnato in queste puntate. Stavolta ci parleranno dell'abbigliamento tecnico più comodo e adatto per la sicurezza in moto. L'abbigliamento nella pratica del motociclismo? L'abbigliamento tecnico nella pratica del motociclismo è fondamentale. Spesso si vedono motociclisti che vanno in giro con il giubbottino di piume d'oca e le scarpe da ginnastica. È difficile trovare qualcosa di più sbagliato per fare questo tipo di sport perché l'abbigliamento tecnico è fondamentale in termini di sicurezza, in termini di protezione in caso di caduta, ma anche semplicemente alla guida. Una cosa che non mi vedrai mai fare è andare in giro senza guanti, anche per fare 500 metri. In strada una pietrolina, un insetto, qualsiasi cosa che ti può colpire la mano può essere pericolosa e può causare un incidente. La stessa cosa per quello che riguarda le calzature. L'importanza di una calzatura tecnica è fondamentale perché in caso di caduta, anche semplicemente da fermo, può fare la differenza fra un conto salato in ospedale per quello che riguarda la riabilitazione e tutto il resto e invece una piccola magari abrasione che passa in due settimane. L'abbigliamento tecnico per quello che riguarda giubbotti, pantaloni tecnici, in caso di caduta, in caso di scivolata, un jeans, anche una cosa semplice come questa, con le protezioni per le ginocchia, con le protezioni per le anche e con un inserto in Kevlar che serve a evitare che durante un'eventuale strusciata, praticamente nel momento in cui è consumato il tessuto, si cominci ad arrivare allo strato dell'epidermide con quello che ne segue, è fondamentale. Stessa cosa, un giubbotto tecnico ti può permettere di salvare le spalle, i gomiti, l'uso di un paraschiena è, se non fondamentale, altamente consigliato. L'articolo del codice stradale dice che l'unico dispositivo di protezione individuale obbligatorio è il casco, ma non è solo quello, bisogna considerare che non siamo solo testa, siamo anche e soprattutto corpo. Una caduta che con un abbigliamento corretto risulta una sciocchezza, con l'abbigliamento sbagliato può creare grossi problemi.
Ed ora diamo uno sguardo alle classifiche di MotoGP e Formula 1. Siamo giunti al traguardo della terza puntata. Nella prossima, tante novità e la consueta attenzione rivolta alla sicurezza stradale, alla passione per i veicoli storici e ai modelli di tendenza del mercato, nonché notizie di attualità relative al mondo dei motori. Mi raccomando, non spegnete i motori. Alla prossima! Questo programma è stato offerto da Eurovector, Sud Revisioni, Melpi Ricambi, Commercial Ricambi, Carglass Tlevisol, Automobile Club Foggia.